nazionale, l'appello rivolto al Premier e al Ministro da parte dei vertici della CNA è stato forte. L'invito ad un'equità fiscale e soprattutto a misure certe, soprattutto per il futuro delle piccole imprese e degli artigiani che sono il motore economico non solo delle Marche ma di tutta l'Italia. Devono essere ulteriori azioni di miglioramento. Il decreto, come dicevo, i contenuti tutto sommato sono positivi per quello che riguarda l'anticipazione per i professionisti, l'autocertificazione per i progetti, ma servono alcuni passaggi essenziali. Il tema della ricostruzione pubblica, con le richieste che abbiamo fatto di semplificazione e di maggior coinvolgimento delle aziende del territorio. Quelli che riguardano i dipendenti, chi lavora, i 700 persone che oggi sono nei comuni, negli uffici della ricostruzione, tutti precari, non possono, dopo aver imparato il loro lavoro, essere mandati a casa, quindi sono problemi essenziali. E il terzo è quello di aprire un tavolo sullo sviluppo. Sappiamo che ricostruzione, dovessero quindi partire strumenti più accelerati, significa anche dare la possibilità di avere agevolazioni fiscali, strumenti che rilancino il territorio. I fondi europei che abbiamo utilizzato in questi mesi, parliamo di oltre 100 milioni di euro, hanno dimostrato che c'è una grande vitalità, quindi c'è capacità di mettersi in moto, di investire, c'è voglia di investire, di crescere. Con ulteriori strumenti potremo accompagnare ancora meglio questa crescita. La riconversione del decreto per noi è il momento fondamentale, perché dopo i primi siamo contenuti e vorremmo vedere tutti gli altri. Ho visto un po' di parlamentari qua, mi sembrano tutti molto motivati. Speriamo che questo spirito di chi vive il territorio, di come noi si rende conto di quello che c'è da affrontare, possa contagiare gli altri. Fino ad oggi è sempre stato uno stillicidio, cioè ogni decreto ha messo un piccolo elemento di miglioramento, ma senza incidere nel tutto. Siccome siamo anche stufi di decreti, spero proprio che questo sia l'ultimo. Che già molti progetti stanno arrivando in fondo, ma manca lo strumento per poi operare. Se uno guarda i valori della pubblica, sono stati completati il 7% dei progetti, ma per un valore dell'1% del finanziato. Cosa significa? Che vanno avanti solo quegli interventi che hanno norme semplici. Quelli complicati hanno iter lunghissimi, mesi, quasi un anno per un incarico di progettazione. Cioè non è compatibile con una ricostruzione così ampia. Quindi questo è lo strumento numero uno. Numero due, le persone che ci lavorano. Immaginate, scadono i contratti, riniziamo a zero, cerchiamo altri 700 precari da sostituire a quelli che ci sono oggi, cioè inimmaginabile. E questa norma, insomma, nella conversione del decreto ci deve essere senza meno. Il messaggio più forte è che
il settore dell'artigianato e della piccola impresa sia messo al centro dell'attenzione della politica economica del governo. Questo è il messaggio che vogliamo dare. Ovviamente questo si porta dietro tutte le problematiche che già conosciamo, dal fisco alla burocrazia, ad alcuni aspetti che riguardano la legge di bilancio, sul quale ci sono luci ed ombre, alcune perplessità, altre attenzioni. Insomma, speriamo in un dialogo costruttivo. Devo dire che la preparazione è stata interessante perché abbiamo avuto modo di incontrare sia il Premier Conte che il Ministro Patuanelli prima, il Ministro Patuanelli più volte, per cui insomma il dialogo in questo momento c'è. La perplessità più grande riguarda in questo momento la non definizione di quella che era, chiamavamo la flat tax, cioè quella riguardante le imprese da fino a 65.000 euro e anche quelle da 60.100 dove pare scompaia. Quindi su questo vorremmo delle chiarezze. E ce ne sono altre che riguardano la continuità rispetto, per esempio, a Impresa 4.0, noi vorremmo fosse un po' più strutturata negli anni, perché altrimenti le imprese non riescono a programmare i loro investimenti. E poi ci sono alcuni aspetti particolari che riguardano l'articolo 10, lettera R, insomma, sono cose che non vorrei entrare nei tecnicismi ora. Imprenditrici, imprenditori, delegati, gentili ospiti, è con grande orgoglio ed enorme soddisfazione che porto il saluto della CDR regionale e della Camera di Commercio delle Marche a questa Assemblea nazionale. Siamo grati alla CDR nazionale di aver scelto la nostra regione come sede dell'Assemblea annuale. Un gesto di considerazione che la grande partecipazione dei nostri imprenditori dimostra di aver molto. Un segno anche di vicinanza a una terra che mostra ancora le ferite del terremoto. Noi marchigiani siamo abituati a chiedere poco e fare molto, ma adesso per la ricostruzione abbiamo bisogno di non essere lasciati soli. Aiutateci a ripartire e a ricostruire un tessuto sociale ed economico lacerato. Ricordo che ArcelorMittal è arrivato dopo una manifestazione di interesse europea, un bando europeo, e quindi c'è un accordo sottoscritto che riguarda un piano industriale, un contratto, un patto sindacale, un piano ambientale, e sono elementi che vanno rispettati e portati avanti. Cioè, il problema principale è che il nostro sistema paese non può permettersi di non avere una produzione di acciaio a livello interno, quindi questa è la prima cosa che vogliamo garantire. Posso dire che, e lo dirò, che spesso si parla degli artigiani come dei piccoli, in realtà sono quelli che rendono grande il nostro paese, rappresentano la colonna portante della nostra economia, un po' lo scheletro della struttura economica del nostro paese. Sappiamo benissimo le difficoltà che incontrano e che hanno incontrato negli ultimi 10 anni. Io credo che la prima cosa che abbiamo fatto, che non si sottolinea secondo me molto, è aver scongiurato l'aumento dell'IVA, e questo ha un valore importante anche per questa categoria. A nome del mondo, grazie di essere oggi in mia cuore. Siamo felici e orgogliosi di ospitare questa nostra bellissima assemblea, questo concentrato di energia positiva, come si diceva prima, che si sente e si avverte a pelle ancora prima di sentire le considerazioni che gli interventi fanno e faranno. Grazie alla CNA nazionale, alla CNA regionale per aver fatto questa scelta, grazie al Presidente del Consiglio per essere oggi ospite in questa nostra città. Grazie davvero per questo invito, Presidente Vaccarino, e ringrazio tutti gli associati, Grazie. Per me è davvero un onore partecipare a questa assemblea e rivedere anche persone e autorità con cui
e saluto anche questa città, sindaca Mancinelli, e approfitto per salutare tutti i sindaci che vedo qui numerosi. Da questo punto di vista posso dire che la mia è una posizione privilegiata, partecipo a consessi internazionali, mi confronto costantemente, insieme al G7, G20, incontri bilaterali con capi di governo, leader di Stato di altri paesi, e posso dire che ogni volta mi sento onorato di rappresentare un'Italia ammirata, rispettata per la qualità dei nostri prodotti, dei prodotti vostri, delle eccellenze delle manifatture artigiane. Grazie, grazie. Pensate che riforma strutturale della rivoluzione dello spread, 18 miliardi allo Stato in 3 anni. Se riusciremo a proseguire questo percorso di laboriosa attività, continuando ad avere la fiducia dell'Europa, dei mercati, noi potremo recuperare ulteriori risorse e siamo convinti di poterlo fare. È un mondo da cui si sprigiona l'eccellenza italiana, è un mondo che ha bisogno di attenzione, con cui è necessario dialogare. Qui c'è la grande tradizione italiana delle arti e dei mestieri che risale indietro nei secoli, c'è la piccola e media impresa che è il polmone pulsante del nostro tessuto produttivo. Noi siamo forti in Italia e nel mondo, in Europa anche, perché? Perché c'è la piccola e media impresa, l'artigianato che ci è apprezzato dappertutto, la manifattura italiana nasce da qui. Quindi è chiaro che l'attenzione del governo è massima, la volontà di dialogare con loro, di capire quali sono le misure che possono incentivare ancor più e sostenere la crescita di tutto questo settore. Allora, abbiamo, per l'accelerazione dell'edilizia privata, abbiamo introdotto, d'accordo con i rappresentanti, le autorità locali del territorio che ho sentito più volte, abbiamo introdotto un meccanismo in cui diamo degli incentivi sino al 50% ai professionisti. Dopodiché i professionisti possono autocertificare le pratiche e quindi quel collo di bottiglia che erano presso gli uffici regionali si sgonfierà automaticamente. Poi ovviamente andremo a fare controlli successivi, ma non vogliamo assolutamente rallentare, in questo modo noi acceleriamo le pratiche. Grazie a tutti, un caro saluto alle Marche e a tutti i marchigiani. Ritornerò in questa terra. Richiamo dall'Assemblea a equità fiscale e soprattutto a regole certe, una richiesta importante dell'associazione. Ma richieste che ormai noi facciamo da anni, tassazione, equità fiscale, burocrazia, tutta una serie di interventi che devono favorire finalmente il fare imprenditoria in Italia. Siamo un paese che, nonostante una grande spinta all'imprenditorialità, non ha il supporto purtroppo dello Stato rispetto a questo. Tutti i governi che si sono succeduti in questi anni hanno avuto da noi questo stesso richiamo. Speriamo che questa volta riusciamo a ottenere dei risultati importanti, anche perché il livello di tassazione nel nostro paese è davvero imbarazzante, così come tutte le pratiche burocratiche. Il nostro presidente, con grande educazione, accoglienza, ma anche con grande fermezza, ha ribadito queste cose oggi al Premier Conte, e spero che venga recepito questo messaggio importante. Non si può pretendere di essere considerati dei grandissimi politici a qualsiasi livello se non si mette al centro dell'agenda la problematica della micro, piccola e media impresa, che è la vera ossatura economica del nostro paese.